Tornano ad accendersi i riflettori su Brindisi, ad ospitare per il secondo anno il campionato mondiale di Formula 2 inshore in programma fino a domenica 6 luglio nel porto interno della città dei Messapi. 17 le nazioni presenti, oltre 400 le persone arrivate tra scuderie, piloti e organizzatori, 52 le imbarcazioni con in gara i maggiori big della motonautica a sfidarsi sul filo dei 200 km orari sullo specchio d'acqua antistante lungomare Regina Margherita davanti a decine di appassionati e curiosi. Un evento fortemente voluto dal Comune e da Giuseppe Danese, ex campione mondiale brindisino di categoria. Quest'anno la Federazione Internazionale ci ha anche assegnato altre due categorie, che è la Formula 4 e la Formula GT15 riservata ai giovanissimi. Una macchina organizzativa che abbiamo testato lo scorso anno e che quest'anno abbiamo perfezionato. I piloti sono contentissimi, il campo boe è molto suggestivo, diciamo che sta andando tutto bene. Dopo essere stata premiata lo scorso anno dalla FIM come top organizer e best location, Brindisi si conferma così palcoscenico d'eccellenza per una delle manifestazioni sportive più prestigiose, ormai destinata ad essere inserita di diritto nel calendario internazionale dell'evento sportivo. Per quanto ci riguarda, noi lo rinnoviamo per automatismo, quindi qualcuno ci dovrà dire che non si fa, perché da parte nostra l'evento viene confermato di anno in anno, già alla fine dell'evento stesso.